A tutti ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina, e oggi facciamo i biscotti pan di zenzero. Perlomeno ci ho provato, con la glassa non sono molto brava. Preparare i biscotti: in una ciotola dobbiamo mettere un uovo intero, un tuorlo, 100 grammi di miele, utilizzo il miele e non lo zucchero. Settanta ml di olio di semi di girasole, un cucchiaino di estratto di vaniglia, con una forchetta iniziamo a lavorare. Fatto, adesso passiamo alla preparazione degli ingredienti in polvere. Nella ciotola ho messo 300 g di farina 00. Alla farina vado ad aggiungere un cucchiaino di zenzero in polvere, un cucchiaino di cannella, un pochino di noce moscata, un cucchiaino di lievito per dolci, ed un cucchiaino di cacao amaro. Anche in questo caso, con l'aiuto di una forchetta, vado a miscelare gli ingredienti. Ed ora alle polveri vado ad aggiungere il composto di uova che abbiamo preparato prima. Lavorate all'inizio con la forchetta, dopodiché dobbiamo lavorare con le mani. Trasferiamo il composto sul piano di lavoro.
quando ottenete questa consistenza che non si attacca, lo dovete mettere, lo dovete avvolgere con la pellicola da cucina. Lasciatelo riposare per 15 minuti. Intanto andate a preparare le formine. Trascorsi 15 minuti, riprendete il panetto adagiatolo su un foglio di carta forno. Proprio un filo di farina. E adesso lo dobbiamo distendere. Stendere, scusate. Ora un altro po'. Quando arrivate a questo spessore, prendete le formine e iniziate a lavorare, a formare i biscottini. Io qui ho quello dell'omino. E naturalmente quella, la pasta che rimane, la reimpasto e la ridistendo di nuovo. E man mano che preparo i biscotti li vado ad adagiare su una teglia di carta, su una teglia rivestita di carta forno. Distanziateli uno dall'altro, mi raccomando. La prima fila di biscotti l'ho formata, andrò avanti formando, diciamo, dei cerchietti. Ho preso una stellina e un cuoricino. Terminate tutto l'impasto e man mano con la pasta che vi avanza riformate il panetto, lo distendete e create nuovi biscotti.
Quando avete preparato tutti i biscotti, li dovete mettere in forno preriscaldato in modalità statica a 170 gradi per 8-10 minuti. Prima teglia di biscotti appena sfornata, ora facciamoli raffreddare completamente, dopodiché andiamo a decorarli. Ed ora passiamo alla decorazione dei biscotti e per farlo dobbiamo preparare una glassa. Io in una ciotolina ho messo 50 g di zucchero a velo. Allo zucchero a velo vado ad aggiungere 4 cucchiaini di acqua. E 4. Mescolate con un cucchiaino fino ad ottenere questa consistenza. Nel caso in cui dovesse servire, aggiungete un altro goccino di acqua. Adesso, utilizzando uno spiedino oppure uno stuzzicadente, andiamo a decorare i biscotti. Diciamo che le decorazioni vanno un po' a gusto personale.
Queste sono quelle che ho già fatto. Primo vassoietto l'ho preparato, io continuerò fino a terminare tutti i biscotti. Guardate che carino l'omino. Ora mi sono seduta un attimo, mi sono fatto un caffè, guardate un po', se li sono già mangiati quasi tutti. E niente, volevo dirvi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like, se è la prima volta che capitate qui sul canale iscrivetevi. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette cliccate sulla campanellina rossa in basso a destra sotto al video e nell'info box trovate gli ingredienti. E a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi tanti tanti biscotti, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta.